Per noi è molto importante perché lo spirometro che avevamo qui era uno spirometro veramente vecchio. Per la parte, diciamo, allergologica è dal punto di vista generale la parte preponderante nelle nostre valutazioni ambulatoriali, cioè le visite allergologiche fanno più della metà delle visite che i bambini fanno. Quindi lo spirometro era assolutamente essenziale. Voi fate conto che era talmente vecchio che anche il computer non era più stato aggiornato perché non supportava più gli aggiornamenti sul software che è necessario per elaborare i dati. Allora noi abbiamo utilizzato lo stesso spirometro in realtà che abbiamo a Dolo, perché così ci consente nei controlli sia a Dolo sia a Mirano di avere dei dati che sono assolutamente riproducibili tra le due, confrontabili tra i due, in modo che sono indipendente dalla sede. E questo è un appunto è molto importante, perché chiaramente dopo insomma essere stati un po' bloccati con il Covid, adesso anche noi stiamo cercando di assorbire il massimo delle visite che possiamo, ma naturalmente in questo momento, per esempio, dalla parte allergologica abbiamo ancora abbastanza, nonostante che facciamo almeno 16 ambulatori alla settimana e alla mese, così, quindi se metto un attimo vicino al macchino, vi fate conto che per il carico orario del medico è sostanzialmente i due terzi dell'orario sostanzialmente di servizio del medico, quindi praticamente abbiamo dei medici che fanno esclusivamente questa cosa. Per cui ecco, questa è la nostra, per l'importanza che c'è stato per noi, per cui Marco, sono riuscito a, diciamo, avevamo discusso perché lui aveva sicuramente delle altre cose belle in mente, ma purtroppo proprio per aiutarci, per noi insomma è importantissima questa donazione. Ok, perfetto, si è già detto tutto il primario praticamente. Io sono un medico della direzione a rappresentare la direzione strategica e la direzione dell'ospedale, e insomma non possiamo far altro che ringraziarvi per questa donazione, perché è una cosa utile che, come ha già detto il primario, va a rinnovare le attrezzature del reparto, e perché appunto avevamo un macchinario ormai obsoleto che non era più possibile neppure aggiornare in collegamento col computer, perché il software ormai era ormai obsoleto, e quindi questo nuovo strumento permette appunto di rinnovare il parco macchine e di continuare l'attività della pneumologia pediatrica, della neurologia pediatrica, perché all'interno di queste visite viene fatta di solito quasi sempre anche la spirometria. E quindi mi diceva poi, ieri parlavo con una dottoressa proprio di questo reparto che fa questo tipo di prestazioni, e fanno circa 800 prestazioni all'anno, quindi un numero veramente notevole e cospicuo. E adesso le fanno appunto all'interno di collaborare e vivere questa esperienza in maniera ludica. Infatti, siccome è un tipo di esame che è collegato alla capacità, alla collaborazione del proprio paziente, comunque avendo uno schermo lo incentiva, perché ci sono delle immagini che lo incentivano a collaborare e quindi a soffiare forte all'interno dello strumento per eseguire l'esame, e quindi si divertono anche, perché mi hanno spiegato che c'è uno schermo con una pendina, e quindi se soffiano abbastanza forte si apre questa pendina, e quindi i bambini lo vedono in maniera giocosa e poi sono molto contenti di fare questo esame, e quando escono appunto sono soddisfatti. Quindi non possiamo che ringraziarli. Siamo felici di essere ritornati qua a Mirano. Come diceva il primario, inizialmente si pensava ad altro, a cose più, diciamo, ludiche, no? Però poi ci ha indirizzato nella scelta dello strumento che si rendeva necessario, e quindi abbiamo sposato volentieri insomma questa idea, questa iniziativa. E lo strumento, come sapete, è stato acquistato grazie alla collaborazione di alcune aziende che hanno voluto sostenerci, perché noi non riuscivamo, diciamo, col ricavato delle nostre attività ad arrivare ad acquistarlo, quindi abbiamo dovuto un po' impegnarci a trovare qualche azienda che facesse alla nostra associazione delle piccole donazioni, e siamo riusciti insomma ad acquistarlo.
recentemente il dottore sa che abbiamo fatto anche altro, abbiamo sostenuto le bambine con la sindrome di Cornelia de Lange, sono stati a Vigo Novo, abbiamo fatto una cena, siamo riusciti a raccogliere 1000 euro anche per loro, che stanno facendo una cura sperimentale di un nuovo farmaco. La nostra associazione, il nostro motoclub è sempre attivo su queste cose e spero continueremo ad esserlo anche in futuro. Diciamo che ecco, questo sottolinea i due aspetti, cioè un aspetto diciamo legato all'ospedale come cura e come fornitore diciamo di ricovero eccetera, di prestazioni, e una parte invece in cui l'ospedale, anche grazie a una strumentazione adeguata, riesce a far star bene i bambini a casa e nelle famiglie, nella scuola, nello sport eccetera. Quindi queste sono le due cose che sono assolutamente fondamentali nel nostro lavoro di tutti i giorni. Quindi assolutamente il fatto di questa strumentazione che ci avete donato è assolutamente per noi importante, ma lo è soprattutto per questi ragazzi che hanno bisogno di appunto fare questi controlli per modulare bene le terapie e per poter vivere la vita di tutti i giorni nella maniera più normale e più simile a quella di un bambino che non ha assolutamente niente. Anche noi collaboriamo con l'hospice pediatrico, le cliniche pediatriche di Padova, naturalmente, quando si tratta di gestire questi casi un po' più naturalmente complicati. È chiaro che naturalmente la gestione in primis deputata alla clinica di Padova, dove naturalmente hanno le competenze e le risorse anche tecnologiche, scientifiche, per fare la diagnosi e trattare e seguire questi bambini. Qualche volta anche noi capita di vedere, non so, i pazienti oncologici, i pazienti con patologie rare, anche noi ne seguiamo, facciamo delle infusioni di farmaci eccetera, proprio in collaborazione, proprio perché naturalmente escono da scuola ad esempio e vengono subito a fare la terapia qui da noi, in modo da rimanere comunque agganciati alla vita di tutti i giorni. Grazie anche da parte mia, anche se non faccio spirometrie, però comunque siamo tutti interconnessi. La dottoressa Magnani, che è una collaboratrice di pediatria. E grazie a tutti, questo ci aiuterà anche per il reparto, direi, anche per i bambini ricoverati, alle volte c'è bisogno di fare un esame attorno ai piani alti, che cosa. Buon tutto, se vedi delle chiamate sai che era questo. Grazie, grazie anche all'arma. Voglio ringraziare anche il tenente Michelangelo Ciollini, perché il nostro motoclub è legato all'Arma dei Carabinieri, abbiamo moltissimi appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a me piace molto anche in queste occasioni, nonostante siano attività organizzate diciamo a scopo ludico, comunque far partecipare a queste cose anche con un po' di, cioè dare l'ufficialità a questi eventi e a queste cose, invitando loro, che sono sempre molto disponibili. Piacerebbe che anche te, il capitano, potesse dire qualcosa. Sì, giusto per aggiungere che è sempre un piacere, Marco, essere qua, sono iniziative bellissime, l'associazione del motoclub ha veramente grandissime iniziative di vicinanza al territorio. E il futuro, insomma, aiutare un reparto di pediatria significa aiutare il nostro futuro, aiutare i bambini significa veramente aiutare quello che è il nostro futuro. Quindi come Arma dei Carabinieri è sempre un piacere partecipare, anche per dare quella che è la nostra visibilità e il nostro sostegno a queste iniziative che puntualmente non mancano mai, e questo è un bellissimo segno. Quindi sempre molto volentieri veniamo. È una, anche per noi naturalmente, perché qualche volta ci capita di dover ricorrere ai carabinieri, purtroppo naturalmente, quindi questa è una modalità diciamo diversa di interfacciarci e di conoscersi nelle diverse figure professionali, insomma, ecco.
strumento che è stato donato, è uno strumento costruito in Italia, fa parte di una serie di spirometri che sono presenti in tutto il mondo e che sono di una tecnologia estremamente elevata e sono praticamente presenti in tutte le pediatrie, nelle pneumologie, in tutti i sistemi dove c'è necessità di avere uno spirometro che sia utile, portatile e interfacciabile con il computer, ecco, ve lo dico perché è un prodotto italiano, completamente italiano ed è presente dappertutto, in tutto il mondo. Grazie.